Gamma ha raggiunto la finale l'anno scorso perdendo, la CRAI invece vuole arrivarci al primo anno di partecipazione. Buonasera amici appassionati del campionato di Serie I, benvenuti a Gun Consulting, CRA Ferrovie Nord Milano, la semifinale per decidere chi tra le due arriverà a giocarsi la finalissima contro Gorla. Andiamo a leggere insieme gli schieramenti. Gun Consulting che arriva con De Feudis, Lo Verde, i tre pardi Dario, Matteo e Umberto e Ferro, mentre CRA Ferrovie Nord Milano con Calderan, Comodo, Spina, De Angelis, De Cesare, Filocamo, Mangano, Pertile, Zeno. Arbitrerà l'incontro il signor Russo, è quasi tutto pronto. Via, si parte con Gun Consulting, CRA Ferrovie Nord Milano, De Feudis. Si gioca Matteo Pardi, buono il tocco per Umberto Pardi che carica la conclusione. De Cesare, grande risposta. De Angelis, spazio per Pertile, passa in qualche modo, Pertile crossa, Dario Pardi la mette in angolo. De Cesare cerca il tocco in avanti verso Filocamo, i due Pardi però assorbono bene l'avanzata di CRA, opportunità però per Dospina che con il mancino non c'entra lo specchio. Matteo Pardi, scarico per De Feudis. La difende molto bene, calcia con il destro, una deviazione per poco, non batte il portiere, calcio d'angolo. Filocamo senza fallo, fa ripartire l'azione dei suoi, Dospina! Grande risposta di Dario Pardi. Parte il contropiede di Gamma, De Feudis calcia da lì e De Cesare mette in angolo, che bella partita. Calderan. Serve Filocamo, gran controllo, prepara la conclusione, fuori di poco. Benissimo Nino, va bene Nino, bravo Calde. Calcio d'angolo per Gun Consulting. Ferro pensa alla conclusione e batte De Cesare, trova il gol del vantaggio. Sul primo palo, il numero 2, porta avanti Gun Consulting. Rischia di perdere palla Gam e Filocamo incredibilmente da un metro non riesce a metterla dentro. Che opportunità per CRA. Fischia due volte il signor Russo. A fine primo tempo Gun Consulting conduce 1-0 su CRA Ferrovie Nord Milano. Via, buon divertimento con il secondo tempo di Gun Consulting, CRA Ferrovie Nord Milano. Opportunità ancora per Gun Consulting. Errore di Mangano in uscita, Matteo Pardi, grande parata di De Cesare. Recupera palla De Feudis in volo, il numero 7 serve dentro Umberto Pardi che a porta vuota deposita dentro il gol del 2-0. Errore madornale della difesa di CRA, punita dal solito numero 10. Umberto Pardi, grande giocata a destro, De Cesare evita l'Eurogol al numero 10. Mangano, serve Filocamo che prova a girarsi a calciare, si impegna De Feudis. La palla non è uscita tutta, passa poi in mezzo a due, alla fine perde palla. Ma Umberto Pardi la riconquista e porta avanti i suoi. Calcio addirittura De Cesare. Davvero, portiere di calcio 5. Batte veloce la rimessa Gun Consulting, De Feudis, occhio al suo mancino! 3-0, siluro del numero 7. Partita in cassaforte per Gam. Filocamo la mette dentro, mette fuori Umberto Pardi, accelera le operazioni CRA, De Angelis non trova luce per calciare e poi invece si inventa una conclusione assurda, batte Dario Pardi, rimette in corsa ai suoi, 3-1, gran gol del numero 11 De Angelis. Dario Pardi, anticipo secco di De Angelis che pensa alla conclusione, non la fa partire, serve poi Como e Pardi si supera. Umberto Pardi controlla, riesce a servire bene De Feudis che calcia ancora. De Cesare si oppone, Como la vorrebbe tenere, molto difficile. De Cesare sbaglia, allora Pardi punisce CRA per la quarta volta. 4-1 sul finale di partita.
E arriva adesso il triplice fischio del signor Russo, 4-1 per Gun Consulting, che vola in finale, affronterà Gorla. È tutto, a risentirci con le emozioni della Serie I da Valerio Tubercolo.